Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Arcade Paradise. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, signori. Allora, un attimino mettiamo un po' di panni a lavare. Poi diamo una ripulita. Togliamo quelli che avevamo lasciato in asciugatura. Poi mi raccomando ragazzi, come sempre, lasciate like, condividete e commentate. Mi raccomando anche il commentino tattico che fa tanto, quindi a voi non costa niente, mi raccomando. Siate sportiveggianti e supportate questa seriozza tra gli arcade e i panni sporchi. In realtà va bene. Allora, diamo una bella ripulita. Attenzione perché andiamo a vedere anche le cose da fare oggi. Ottieni 250 punti nel gioco dell'Ama Maledizione. Gioca UFO Assault per 5 minuti se può fa. Sconfiggi 30 nemici con il Mitra in una sola partita di Zombat 2. Ci proveremo. L'ultimo che ci teniamo magari è quello del cammello che... dell'Ama che... non è proprio il top. Attenzione, Gigomme. Sapim, Sapim, Sapim. Ah, vedi che te dà più sordi così. Allora, fai il primo. Lo fai. Eh no, meno. Eh no, eh no, meno bene devi fare. Ancora ci stanno dei panni nell'asciugatrice. Quale asciugatrice, scusa? Ah, nei panni che devo mettere, forse l'asciugatrice. Ma non è vero. Che cazzo dice? Vabbè. Sono ancora nella lavatrice. Ma non è vero. Scusa, mi sono dimenticato qualche lavatrice da svuotare. Questa l'ho messa adesso. Questa ce la metto mo'. Mi sa che c'ha dei problemi, O so io che con tutto sto oro qua non riesco a vedere, ma... in teoria i cestini dovremmo beccare, quindi attenzione a bottiglia. No, l'avevamo grande, la bottiglia malefica si era insinuata lì. Giornale via. Giornale. Ammazza quanti giornali, audace, vedi. Siamo audaci a raccogliere questi giornali. Beh, forse sì, perché chissà che ce l'hanno fatto, però sacco pieno, andiamolo a svuotare. Ok, allora, prossimo obiettivo naturalmente raggiungere i 1700 per i prossimi cabinati. Noi già ne abbiamo comprato uno, che adesso tra l'altro andiamo a mettere un po' di... anzi, andiamo a settare subito, che è Cyber Dance. Impostazioni cabinato, allora difficoltà media 1,50. 5,50 così, sti cazzi. $6, vai. $6, a posto, sta fatto. Aspetta, difficoltà difficile invece. $6 pure qua. Però a sto punto, siccome ci giochiamo pure noi, mettiamo facile $6 così. Oh, 1,50 euro sono bei soldi. Un po' troppi, ma sti cazzi, poi no. Allora, accogliamo il merdume che questi qua non riescono a mirare il cestino, che sta anche abbastanza... si presterebbe... guardali, grande. Allora, aspetta che noi qua ricordiamoci quello che dobbiamo fare. UFO Assault per 5 minuti. Dov'è UFO Assault? UFO Assault, eccolo, 5 minuti, dai. Levati. Perché non so mai se poi magari mi va a dar non buona una bombetta da qualche parte. Ok. Arca troia. Quello dopo mi sa che c'è in culo però, al prossimo. Guarda quello, no. Vediamo ancora una volta.
Dai, round 2, round 2. Attenzione. No, liscio, clamoroso, incredibile. Erroraccio lì. Insomma. Perché l'altra bomba parte quando la prima colpisce, quindi leva. Ehi. Tempo di no, eccola, l'abbiamo lasciata male. L'abbiamo lasciata male di nuovo, attenzione. Dai, pensiamo a queste che sono già molto pericolose. No. Quella mo la becchiamo, mi sa. No, zitti, zitti, round 3. Dai! Appelo. Prima abbiamo queste che stanno proprio in alto, alto. Devo lasciare un po' di spazio tra. Grande, va bene. Ok. No. Ci potevamo giocare meglio lì, ma. No. Ecco. Cazzo. Vediamo se quello riusciamo. No, lo becchiamo. Cazzarola, non pensavo scendesse così tanto. Peccato. Peccato. Vabbè, noi aspettiamo l'obiettivo. Dei 5 minuti che. Qua non ce la siamo giocata benissimo. Sai che quello già lo becchiamo adesso, sì. Sì, sì, sì. Niente. Allora, aspetta, fammi vedere a quanto stiamo di tempo. Ah, già abbiamo fatto 5 minuti, cazzo. Signori, giocando il tempo vola, porco due. Porca troia, non me l'ero minimamente accorto. Lascia fare, lascia fare. Un attimo di distrazione ci può stare, veniamo un attimino presi da questi giochi elettronici, questi giovani sempre lì attaccati a quello schermo, si dissociano dalla realtà e poi fanno cose strane, questi luoghi comuni proprio. Va bene, allora, cos'altro dobbiamo fare? Sconfiggi 30 nemici con il mitra. Attenzione, in una sola partita, Attenzione, signora, si leva. Si leva dai coglioni, sono il proprietario. Wesley. Allora, no, sta mappa di merda, porca troia. Ma se può andare la cosa. Aspetta, fammi vedere il mitra qual è. Sarà questo? 100 baiocchi ci servono.
appena arriviamo ai 100, signori, compriamo, compriamo. Se ci arriviamo ai 100. Ho dei forti. Questa mappa è un po' stronza. Quindi non sono convintissimo della possibile riuscita. Guarda, perché escono dalle fottute pareti, vedi? Poi vorranno a peso, ma mi devo rischiare la vita. Castro pure i pali. Madonna. Attenzione. No, sta mappa non mi piace. Allora, su sta mappa non si possono fare i record, eh. Guardali come arrivano. Quando mi vanno arrivati i soldi, mi lasciano neanche dei bonus. Di merda. Biondo. Vai, vai, vai. Guarda che poi corrono. Sì, è merda. 54 monete abbiamo. 55, attenzione. So soldi. Non arrivare più allo coperto. Piano piano, con circospezione, attenzione. Così freghiamo meno proiettili. Mazza, mi parla lì. Di gran carina. Attenzione, se vediamo la nostra armetta un po' babbona. Devo 88 monete, signori, 93. Oh, zoom, zoom. Grande. Levatevi dai coglioni. Non appia gli sordi. Leva sta cazzo di mano. E dai le mani, niente, niente. Poi è arrivato il momento in cui arrivano. Non via da SMG. Porco 2. Niente, è finita. L'ha piato? Se non ce la facciamo più, non ce la facciamo mai più nella vita. No, non ce la facciamo più nella vita. No, Dio santissimo. Ah no, forse sì, forse sì. Porca troia, che rischio. Vabbè, ma ti dà due colpi però, eh. Ne abbiamo uccisi 43 col mitra. No, zitti, zitti. 53 con l'SMG. Ok, ok, va bene. No, va bene. Allora, un attimo che se stavano a fragicare cose dentro le lavatrici qua. Se no questo poi si zippa con queste cose. Ma non è vero, io ho mirato a quella sotto. Perché dobbiamo mettere i vestiti così in modo randomico che me deconcentra, che non è in ordine. No, non si fa, non si fa. Per piacere, eh. Allora, allora, vabbè, comunque, mo andiamo a provare pure il cabinato nuovo. Però, in realtà dovremmo completare pure quello del coso. Però un po' una rottura di coglioni questo qua, No. punti qua non li faremo mai. Cioè li abbiamo fatti altre volte, ma tra bestemmie varie ed eventuali, quindi non credo che oggi sia la volta buona. Vedi, 130, no, sti cazzi. Poi culo. Perché devi gestire un attimo il saltino, ma poi ten culo. 50 sono pure tanti, non so mica pochi.
No, Dio Christian Temius, l'avevamo fatto. Perché questo c'ha, cioè, sembra molto facile, ma in realtà ha una particolarità cioè, c'è del feedback nei comandi che è complicato, insomma, lo dico. Non è un Cristo, oddio, quello è sicuro. Non è facile come sembra, che dici, vabbè, clicchi e vai. Insomma, cioè, cliccata e cliccata, le cliccate sono diverse, cioè. Sono questioni di millesimi di secondi, di precisione, di tacco punta. Di cammellaggine, ma non è per niente immediato come può sembrare. Anche perché questo ci muore pure in discesa. Attenzione, sfondano tutti i record. Incredibile, incredibile, signori. 2,50, ma che to di cappa. Attenzione, qui continuiamo, perché. Qui puntiamo ai record anche qui. Non serve a niente, ma va bene. 439, leva il cazzo. Leva sto coso. Cose da fare, tutto. Bravi tutti, bravi tutti, fatto tutto. Allora, ecco, una cosa che io andrei ad aggiungere è tipo la reputazione che hanno tutti i vari cabinati. Che ne so, per capire come stanno andando, come. No, per aumentare. Signore, levati dal cazzo. Fammi provare come. Vai. L to play. Ma dove? Ah, sopra! Cazzo, non avevo visto niente. Ma la musica io non la sento. Ah, ok. Arriva, arriva. Ma noi con Time Event siamo bravissimi, eh? Che ne sanno questi? O no? Bivelli. Ma finisce la canzone o ci dobbiamo rompere il cazzo noi? Come funziona? Finirà la canzone. Saranno i record sulla canzone. Di solito funzionavano così. Anche se questi non ho mai giocato. Insomma. Gli unici. Sono. Frezz on Fire, Guitar Hero. Rock Band, ma per il resto. I Rhythm Games musicali, mai approcciati. Cioè, oddio, mai approcciati. Insomma, mi sfondavo con Frezz on Fire con gli amici. Che praticamente è un Guitar Hero, per chi non lo conoscesse, era un Guitar Hero prima di Guitar Hero, credo, che era uscito prima, era fatto da Amatoriale, insomma, su PC, giocavo con la tastiera. Noi dove siamo? Combo 31.000, 29, fantastico. Ah, ok. Oh, non abbiamo missata manco una, Ma che ne sanno questi? L'altra partita, pure la seconda? Dai, la prima. BPM cos'è? La difficoltà? Boh. Vabbè, proviamo. Ah, quella c'è, cioè abbiamo la vita del personaggio là sotto. Penso che sia la difficoltà. Leva però ste cazzo di mani, Che te le cionco. Sì, è nettamente la difficoltà, perché questa è molto più alta di quella di prima, quindi. Leva le mani che te cionco, che stiamo a giocare, dai. Anche perché qua magari. Due, se leva ste cazzo di mani. Sì, si sente poco la musica, ma forse va pure bene. Non so se è roba dei copyright, ma. Oddio, ne dubito, onestamente, però. Incrocia gli occhi. Attenzione, perfect 45, il minimo che abbiamo fatto è stato un great, poi 11 fantastici, amazing 37, perfetti 45, bravi tutti. E va bene, va bene. Ma quando noi allora aspetta, Cyber Dance, che obiettivi abbiamo? Completamente, senza mai perdere un colpo, ce l'abbiamo, realizza 1000 bit perfetti, realizza una combo di 100. Beh, combo di 100 dipende da. Ho sbagliato la stanza.
Cioè, dipende comunque dalla canzone. Se non ci stanno 100, magari ce la va in combo con la prossima. Comunque, nel mentre facciamo un po' di panni e poi ci andiamo a fare un'altra ballata pure per la terza canzone. Così facciamo i record e la gente caccia gli sordi. Questo è il nostro obiettivo. Noi recordiamo, voi cacciate moneta. Abbiamo 320 dollari oggi, un po' povero, ma ci sta, ci sta. Vabbè, avevamo speso quasi 3000 dollari ieri, insomma. 320 dollari a giornata, non è che ci possiamo lamentare, endo cazzo, stava bene. E non è ancora finita la giornata, eh. Ancora so. Sono le 16, noi facciamo, lavoriamo un pochino tanto. Ti devi dar cazzo, sono il proprietario. Levatevi. Vai. Questa è quella più difficile, mi sa, eh. Questa spinge. Che poi ci aveva detto 100 perfetti, ma se noi facciamo meglio, non è meglio. Non so se questa riusciamo a fare la combo da 100. Ma poi ci possiamo mettere altre canzoni o tipo il jukebox o quelle che arrivano di serie. Te tieni. Non puoi neanche sbattere gli occhi perché ti perdi le note. No, vorrei capire se magari aumentando tipo il... cioè facendo sti obiettivi che aumenta tipo il rating anche del cabinato. Tipo possiamo chiedere più soldi? No, oddio! Ho sbagliato quello? No, una l'ho missata. Gesù... ma veramente non puoi sbattere gli occhi. Però, cazzo, me se stanno a secca le iridi. Abbia pazienza. Ogni tanto devo sbattere un attimo le palpebre. Se no, che con sto caldo c'ho pure il ventilatore. Quindi immaginate il vento nell'occhio. Qua. Ho missato pure quella. Affanculo. La combo da 100, culo. Questa è da rifare, questa è da rifare. Senza sbattere gli occhi, però. Anche se dura, quindi non è fattibilissima. E soprattutto quando non c'è niente in lavatrice, perché sennò... Qua mi sa i 100... Tantissimi si possono fare per la combo, eh. Qua ce stanno de note, però. Se non le lisci. E niente. Pure lunga sta canzone, cazzo. Leva ste mani, porco due. Ne abbiamo missata un'altra perché la... mi sono accorto che là c'è il contatore della combo per andarlo a vedere. Nel mentre che l'ho visto abbiamo missato la mamma. Eppure mo vaffanculo, va. Ma perché mi sto a rompere il cazzo? La musica non la sentiamo, dura 2 ore e mezza, basta, no? O tocca farla perché comunque sono record per... Però due coglioni. Ma però 100 si fanno facile. Ho sbagliato la combo. Momo. Già stiamo a 20. 30 paste. Vaffanculo. Vedi dal cazzo. Dimmi che l'ho fatta la combo da 100. Se no. Realizza una combo da 195. Guarda la mamma in calesse. Cos'altro tra l'altro? Realizza. Vabbè, quello si fa piano piano.
No, non si fa così però, eh. Porca troia. 95 eravamo arrivati, poi c'è. Ci ho fatti prendere un attimo. Però solo in quest'ultima canzone si può fare, signori, perché le altre sono meno note. Peccato, peccato. Ecco, mo sappiamo che questo guadagniamo 6 dollari a ora. Qua dobbiamo vedere se guadagniamo di più, perché gli altri onestamente non mi ricordo più quanto guadagnavamo. Quindi, pure se aumentando il rating del cabinato per guadagnare di più, ma che cazzo si dice quanto guadagnavamo prima? Solo qua mi sa che si può vedere. Ci ricordiamo, cioè mi ricordo i 6 dollari. Gli altri non me li ricordo minimamente. Solo che se io mi vado a fare quella con sti panni messi qua, mi escono i pop-up. Cazzo, mo guadagniamo 11,85. Sì che aumenta il guadagno. Dai allora, che questo ci fa fare i sordi, l'ultima, l'ultima. Allora, attenzioni, eh. Attenzioni, tra l'altro. Che poi più non puoi sbattere gli occhi, più ti viene, lo sai? Concentrati, scusate, ma è una questione di vita o di morte. No, clicorco. Calmi, calmi, manteniamo la calma, ripartiamo. Non è successo niente, eravamo a 95 di combo. Calmi, di nuovo. Il 95 è il nostro scoglio. Perché ho sentito che ho cliccato due volte, ma avevo pensato di aver missato. In realtà no, per vedere se avevo missato, ho missato. Bravi, bravi. L'anima degli mortacci tua, che poi per carità ce la potevi rifare pure dopo, ma qua. Perché comunque altre 100 note c'erano, ma io là lo devo fare. Cioè, mo, ci siamo un patacchiti, dobbiamo fare il mega combone. Come detto, è una questione personale adesso. Noi che siamo amanti dei Quick Time Event, naturalmente, tra l'altro. No, anche perché sto cazzo di cabina ci fa guadagnare una Madonna di soldi! No, ma arrivano tutte le notifiche delle lavatrici di Cristo morto in. Com'è morto? Influenza? Possibile? Non credo. Niente. E poi paradossalmente ogni volta che alza il braccio noi non le sbagliamo le note, eh. Non riesco a capire per quale motivo, ma. O no? Forse perché mi concentro sulla mamma puttana del cabinato. E niente, vabbè, ce la siamo rigiocata, mo. Altre 100 non credo ce l'abbiamo. Immaginate che arriviamo, che le facciamo tutte, arriviamo a 99 e finiscono le note. Bello. No, tanto non ci arriviamo mai. Vabbè, vattene a fanculo. Molto, molto bene. Molto, molto bene. No, ragazzi, poi quando mi innervosisco è peggio ancora. Quindi lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere, lo facciamo un'altra volta. Anche se adesso c'è quell'incarognimento che lo devo fare, altrimenti
I santi patroni del mondo invocheranno pietà. È giusto che sia. Allora, guarda, ti lascio pure queste cose qua in lavatrice e vado a fare le combo. Io te lo dico, eh. Nonostante il tuo braccino alzato, noi andiamo a fare le combo. Perché noi ce la faremo. Aumenteremo quegli $11.50. Che mazza sono sordi, eh. Ma dici dal cazzo. Ormai dobbiamo fare i record di ogni canzone e... ce la dobbiamo fare, signori! Ti fate! Devo stare concentratissimi con sti frecciattoni qua. Perché dobbiamo dare un colpo secco? Perché sennò capita come prima che ho sentito il doppio colpo e mi sono cagato sotto che pensavo che avevo sbagliato. Per andare a vedere se avevo sbagliato, ho sbagliato. Vedete, non andare a vedere a che punto stai, non ce la faccio, è proprio più forte di me, dobbiamo vedere. Punto siamo. Magari meno di frequente rispetto a prima. Andiamo un po' a fiducia, dai che manca poco. Dai, grande combo e via, si vola. Ho sbagliato? Dio Cristo. Eh no, io le volevo fare tutte senza sbagliarne manco una. Cosa fattibilissima. Se non ti fai prendere dalla bestemmia. Ma la bestemmia è amica del cabinato. Ma perché dopo un po' te si iniziano a incrociare gli occhi. C'è sta lo sfondo, quella che balla, le frecce che volano, tra poco il braccio che si alza e... peccato perché una... vabbè, per mo una ne abbiamo sbagliata, ma... ci sarà modo e tempo di sbagliarne altre. Altre canzoni siamo riusciti a farle, poi per carità puoi aumentare anche il record, insomma, pure delle altre facendole tutte un po' più perfette eventualmente. Mo ho sbagliato perché l'orologio di Cristo. La Madonna. Poi ti deconcentri e sbagli pure Gesù bambino. Fanculo però, eh. Vabbè, mo vediamo se comunque in teoria se funzionano come gli altri dovremmo guadagnare di più se abbiamo finito tutti gli obiettivi. Un giorno questa la rifaremo comunque. Dobbiamo fare il perfect score. Senza mettere panni in lavatrice. Che cazzo ho cliccato? Questo sarebbe meglio con le freccette, non con l'analogico però. Perché il Cristo dell'analogico naturalmente se ne va a puttane. Niente, ormai non ne sto beccando manco una. Vabbè, sti cazzi. Dovrebbe essere andato comunque meglio dell'altro... del record segnato, no? In linea teorica. Se non finisce più sta cosa di merda. Sì, perché poi manca di che senta la canzone, che pure caruccia, no? Non si sente niente. Ok. Ok, va bene. Ne abbiamo missate 10, la madonna. Sei scarso, forte. Vabbè, comunque, sti cazzi in ce lo metti. Quanto guadagniamo? $12. No, $17 all'ora. In teoria. Dai, scusa, gli altri, blockchain. Vabbè, blockchain $4. Jukebox. Ma il jukebox in realtà, che cazzo... è pure Race Chaser però, eh. Space Race, insomma.
Beh, oddio, Stack Overflow devo guadagnare tipo $1 milione a ora. Però Stack Overflow devo ancora fare un sacco di obiettivi, che poi sono pure stronzate, a parte raggiungere il giorno 14 che non è umanamente fattibile. Strike Gold ne abbiamo giocato per un cazzo, infatti. Compra tutti i miglioramenti, distrugge un totale di 5.000 blocchi, scava fino a 500 metri di profondità. Noi siamo arrivati a 37. A quelli 333 di oro mai fatto. Ma scusa, come cazzo funziona? Strike gold, leva di là al cazzo. Allora, facciamo una cosa, puntiamo solo all'ossigeno, cercando di scendere. Ah, questo è l'oro. Io pensavo, cazzo, vi ricordate? Io dicevo sempre che erano i funghi. Uscendo, no. Gesù Cristo! Testa di cazzo di merda, però, eh. Cioè, credo. Se fai ste cazzate, è normale che non arrivi da nessuna parte l'anima di mortacci tua. O no? Sto cazzo, mo. Qua o punti alla profondità o punti a prendere l'oro, non è che poi fa miracoli. Levate dal cazzo, mo. Occhio. Ok. Cioè, poi per carità, io dai delle mine per... chiusura dell'attività. Ci frega un cazzo. Cioè, ci interessa. Stiamo a lavorare. Andiamo, sì. Merda. Grande. Anche meno. Il problema è pure l'ossigeno. No! Cazzo, no, non stavo a vedere dove stavo andando. Dio Cristo santissimo. Ma se io vado a cannone così riesco a raggiungere una profondità estrema senza... Della serie senza fan cazzo. 18 metri, 20. Insomma, aspetta, poi con qual era. Cioè, quello che dovevamo fare. Ma qua rischiamo di infaticarci male. Ah, vedi come fa? Cosa arriva un altro blocco? Scusa, lo sfonda dritto per dritto così. Però l'ossigeno qua non abbiamo. Oddio, in realtà. Se potrebbe pure. Vai. Damose. Vai, ma scendi. Per dritto. Dio Cristo, no! Quanto devo raggiungere? Vaffanculo. 500 metri, la Madonna. 333 oro, compra tutti i miglioramenti. Che cazzo di miglioramenti devo comprare? Cazzo, 500 metri, però è veramente impossibile. Ah. Con l'oro. Elmettino. Ah, c'è il coso upgrade. So coglione io, non avevo manco visti. Eh no, ma andiamo a pia loro come se non ci fosse domani, signori. Mo che lo sappiamo. Moriamo. Mo casca tutto. Sta casca tutto. Vabbè,
avrebbe comprato l'elmetto. Bella. Ma fino a quando scavi dritto per dritto va pure bene. Quando inizi a cazzeggiare di lato sono problemi. Oppela. Mo per dire quello là di oro, come cazzo vi? No. No, non è vero. Era il primo colpo che abbiamo preso in testa. Bravo. Questo è il secondo però. Porca troia. Aspetta un attimo i cazzi tuoi, che qua stiamo a fare un macello. Bella lì. Vabbè, zitti zitti però, eh. Abbiamo, cerchiamo di prendere il gold, signore. Tutto di gold. Senza pensare alle conseguenze. Magari giusto un pochino. Oh cazzo, no, quando ci andiamo a mosca così su cazzi, eh. Ok. Che è successo? Ci sono più vestiti. Non me ne frega un cazzo dei vestiti, se vanno a ricomprare nuovi. Dimmi te se posso stare a vedere i vestiti da gente. Grande. Ossigenati. Verso l'oro e oltre. Allora, qua caduto. Ma che cazzo fai? Bravissimo, che si lancia così come se non ci fosse domani. Però l'ossigeno continua a diminuire, quindi e siamo fottuti. Un po' sì, credo. Sì, siamo morti. Però però upgrade. Extra ossigeno, piccone di titanio e si vola. Ecco, sì, sì. Pam, pam, pam. Guardalo come spacca dei culi. Andiamo qua. Bravo, così sfonda. Bella. Non troppo, non troppo. Mo da attaccare il cazzo. Vuole andare più a quell'ossigeno. L'anima di portarci su. Loro, loro, loro. No. Oh sì. Madonna, non è cascato quello. Poi devi fare così. Poi devi fare così. Poi devi fare 1, 2, 3. Tacco punta. Tacco punta da panico. Bravo. No, oddio Cristo. Dai, dai, che stiamo ancora vivi. Cazzo, però ce lo siamo giocati un po' da stronzi. Ma uno non casca? Vabbè. Peccato che mi sono giocato il caschetto lì, eh. Ci potevamo giocare meglio. So che non sarebbe da andare dritto, però. No. Vai. O meno. Bravo. Anche meno. Anche meno. No, no, no. Piano, piano. Attenzione che abbiamo delle cose sopra la testa che non... Non credo sia. E quell'oro l'abbiamo piato o si è smaterializzato in modo clamoroso? Non ci conviene darcene sotto come se non ci fosse un domani. No, cazzarola. Quante gold abbiamo? Mi scusi. 6 di gold? Cazzo, dobbiamo andare per le sneakers. Ma il problema non è tante sneakers che ci fanno andare più veloci. Perché cazzo. Porco due. Vabbè, la Madonna incoronata però.
Ma quell'oro lo stiamo a PA, quello che si sta sfracicando tutto. Per arrivare a 500 metri, secondo me, o fai una run della Madonna. O della serie vai proprio a picconare il basso come te lo dico domani, eh. La serie proprio qui così, ti prendi un po' lo sfuggio quando vuoi. Poi dai. No? Adesso come cazzo arrivo? Piano. Bravo. Occhio, ce la rischiamo! Incredibile! Così, giusto perché dobbiamo fare gli stronzi. No, anche meno che arrivano dall'alto. Attenzione, badilata sui. Ecco. Devo fare così, tacco punto e poi via si vola verso il sottosuolo. C'è dell'ossigeno, eccolo là. Piano, va bene. Bravo. Ossigenati. Qui non so se ci riusciamo ad arrivare là. Quello mi sa che ce lo siamo inculati, ma no. Che piano piano. Insomma, aspetta. Via. No, Dio Cristo. No, noi avevamo già preso una badilata. Fuck. Fanculo. Guadagniamo di più con Strike Gold. Che cazzo non so prima quanto guadagnavamo, però. Vabbè, comunque sono un po' dei soldi. Vabbè, signori, a questo punto non credo siano arrivate mail o a. Dai, chiuso. Che cazzo di ore abbiamo fatto? Madonna, sono le 2:05, signore. Ma smettete di giocare così. Signori, dai, basta. Ci vediamo alla prossima. E che se fa così, dai. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio con Arcade Paradise. Insomma, giocate con prudenza, con attenzione. Mi raccomando, siate cauti. E che cos'è? Che se fa così? Ci vediamo alla prossima, cari. Dai, un saluto a tutti da Quel Taleale.